La notte stanotte non mi porterà consiglio, ma solo un esercito fatto di stelle a combattere questo sbadiglio. E la televisione parlava da sola da un'ora di là, ma ecco che appari tu tra le braccia di un uomo che con una mano ti sfiora. Il tuo canto è una musica dolce che sembra arrivare da molto lontano, ed io con un balzo abbandono l'impronta del culo scavata su questo divano. Amore, lascia quei piatti in cucina ed indossa il vestito da sera, che con un cielo così sarebbe un delitto non andare in balera. E tu balli e mi stringi, ma ti accorgi che ho occhi soltanto per lei. Capo? Sì? Siamo in diretta. Sera a tutti. Ti vedo vispo. Sono molto rilassato. Io invece mi sento un toro questa sera, non so perché. Un toretto. Sono un toretto, un toretto. Andiamo un attimo in regia a salutare tutti. Aspetta, Michael. Ma chi è? Presentiamo ufficialmente, Tiziano, se puoi girarti per cortesia, lui è Mister Rubrino. Ciao Tiziano. Ciao Tiziano. Ciao. Michael Cagiari in regia, Marco Pezzoni che sta lavorando dietro le quinte, Giorgio Pezzoni, insomma tutti noi come sempre. Siamo giunti alla sesta puntata. Sì, infatti, guarda un po' il regista che maglietta ha. Siamo avanti. Sesta puntata con Fisarmonicando, come sempre in l'originale. L'originale. No, sottolineiamo l'originale perché ho visto su Facebook tantissime pagine, Fisarmonicando Piemonte, Fisarmonicando, noi siamo l'originale, possiamo dirlo? Diciamolo. Perché siamo giunti alla dodicesima edizione, dodicesimo anno. Dodicesimo anno, quindi Fisarmonicando con by Marco Sandrollario, con Marco Beghetti che salutiamo, con Domenico Cerri. Che ci saranno, adesso ci saranno prossimamente. Sai che è un po' in viaggio di nozze, è un po' un...
Siamo un po' spenti. Un rebelotto. Perché siamo spenti? No, perché c'è Cherry che è in viaggio di nozze, Baghetti. Ci mancano. Poi vedo Tiziano lì, altro che essere spento. Allora, 333-5339-936, tolgo questo perché sono allucinante, veramente. No, scusate. Sì, bello. Lo tolgo. Oh. Ti sembra un bello per messaggiare con noi tutta Italia, salutiamo gli amici che ci stanno seguendo sul canale Sky e tutte le emittenti, come sempre in digitale terrestre, tutte le emittenti collegate a livello regionale, lo diciamo sempre perché siamo talmente in tanti. Poi info@baimarco.com, info@baimarco.it, www.baimarco.it.com, tutto. Ma noi salutiamo sempre tutta Italia, ci dimentichiamo spesso degli amici che ci seguono in Lombardia. È vero, perché lo diamo per scontato. Lo diamo per scontato, però... Sono tantissimi gli amici che ci seguono nella nostra regione, in Lombardia, in particolar modo nell'Oltre Po Pavesi, insomma, ciao, grazie a tutti, eccetera, eccetera, eccetera. Chi più ne ha? Più ne metta. Andiamo avanti perché... Aspetta, che non ci vedo, sai che non ci vedo. Sì. B-Montagna. Chi è? Beppe Montagna. Milongas. Vediamo se ne indovini. M. Andreotti. Michele Andreotti. No, ma... Massimo. Ah. Congenius. E poi vabbè, questo è storico. Baimarco a richiesta, con Da Cossa nasce Cossa. Okay? Chi è Baimarco? Ma uno. Thank you.
Enrico. Buonasera, ciao a tutti. Bella gente, ma in quanti siamo? Tutto bene. Più forte, più forte! Facciamo una sigla, dai, di Fisarmonicando, che ritornerà su Antenna del Mediterraneo fra un mese, quindi vi aspetto ogni domenica mattina in diretta per voi. Vi saluteremo, tanta musica e tanta simpatia. Arriva da cosa nasce cosa. Troppo bella, troppo bella. Dai, vieni a ballare, è sempre una gran festa. Oh mamma, che bello, mi fai girar la testa. Sono tanti gli amici, unisciti anche tu. La musica avvicina la Fisa ancor di più. Cantando in compagnia facciamo para onda. Com'hai col Fausto e Alberto, si parte e siamo in onda. Si accendono le luci, la musica che va. Pronti adesso che vogliamo, le mani, eh? Gran serata con Fisa volontà. Dai, le mani! Da cosa nasce cosa? Da vai Marco la Fisa. Sia bianca o colorata, di tutti alla portata. Mazzurca, polca e tango, mi piacciono tanto tanto. Dai, guardaci in TV, qua Fisa armonicando. Ma che bello, ma che bello! Dai, 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 dai! Pensate che siamo a 2000 km di distanza e mi guardate ogni domenica mattina, eh? Però comprate le piste armoniche, se no non facciamo. Seconda parte. Dai, vieni a suonare, staremo in allegria. Cattivi pensieri la Fisa porta via. Auguri a Bai Marco per la sua attività. Passati sono gli anni, la Fisa sempre qua. Da cosa nasce cosa? Da Bai Marco la Fisa, sia bianca o colorata, di tutti alla portata. Mazzurca, polca e tango, mi piacciono tanto tanto. Dai, guardaci in TV, a Fisa armonicando. Vai San Filippo del Mela, ciao! Atmosfera blu, vai Marco! Vai da te, amico mio! Da cosa nasce cosa? Da Bai Marco la Fisa, sia bianca o colorata. E le mani dove sono? Tutti alla portata, mazzurca, polca e tango. Dai, dai, tutti anche in fondo, dai, dai, dai! Tanto. Dai, guardaci in TV, a Fisa armonicando. Dai, cosa nasce cosa? Da Bai Marco la Fisa, sia bianca o colorata, di tutti alla portata. Mazzurca, polca e tango, mi piacciono tanto tanto. Dai, guardaci in TV, a Fisa armonicando. Dai, guardaci in TV, con Fisa armonicando. Ma che bello! Vai con i primi saluti, dai, vai, allora, vai, vai. Volevo salutare l'amico fisarmonicista Lorenzo Biondi dalla Toscana. Ciao Lori. Poi Mirko dalla provincia di Mantova. Che ciao, ciao Mirko, ciao, 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 ciao. Una richiesta che però guardiamo se riusciamo a suonargliela, Olive. Poi, Gianni della Vecchia che ti saluta. Lui ci guarda da Zurigo? Sì, sì. No, Ginevra. Non so dove abita, su di lì. Comunque, lì per lì, sì, lì per lì. Poi Alberto di Pandino. Pandino è sempre Ginevra? No, Pandino è in provincia di Cremona. Ah, Pandino. Dopo Lodi Pandino, oh, okay, dove era, okay. Agnadello, a Sago d'Adda, rivolta ad Adda e poi okay, vai poi avanti. Poi vede Beghini, insomma, perché è sì, sì, il caso di sì. Luigi, sì, ok. Richiede, aspetta, che ti sposerò o, ah no, scusami, o ti sposerò o è la verità di Galassi. Ok, ti accontenteremo con un giro Scandiuzzi. Okay. Va bene, tanto Scandiuzzi, Galassi... No, beh, Galassi tutti, è sempre... Qui, sempre ma sì, no, qui passano tutti, Scandiuzzi, Galassi, Titti Bianchi dai. E compagnia. Dai, faremo il massimo, dai, dai, vai, oh, vai, vai. Andiamo vai. Avanti, ah sì, poi basta, dopo ne faccio un'altra. Ma dopo. Marco Porro con la Milonga, Riccardo Ambrogini da un fisarmonicando in piazza nel 2007, Questradella con In Tango, bellissimo, bello.
Tra l'altro anche l'editore di quel pezzo è uno, proprio un bel ragazzo, devo dire. Sì, devo dire, interessante poi. Sì. No, bello, diciamo. Però bello. 7 anni fa ne aveva, non era ancora il Allera. No. Poi arriva Federico Bianchi, che salutiamo, sta preparando il CD, eh? Sì? Sì, sì, quando l'ha finito sarà... Ma cioè, l'ha detto, nel 2034 sì, è pronto, cioè, sarà, io sono già morto. Sarà, cioè, sarà come Beethoven, un pezzo sì, di Beethoven praticamente. Mister Musette, ci vediamo dopo. La milonga! Thank you.
Ultima incisione in tango. Orchestra Al Rangone, il Toscano.
Viva la Pisa, viva la Pisa. Cosa? Cos'hai da ridere? È una cosa importante. No, facciamo i professionali. No, aspetta. Perché per tutti gli amici di Fisarmonicando. Facciamo i professionali. Non si scherza qua, eh. Nel 2034 seguiteci perché uscirà il nuovo CD, LP, vinile, laser, disc e compagnia bella di Federico Bianchi. I miei primi 50 anni. Sì. E seguite sempre qui Fisarmonicando che tu avrai 96 anni. Sì, sì. Noi saremo ancora qua. Noi saremo qua, certo, a fare Fisarmonicando. È dato 2034? Nel 34, sì, non manca mica poi molto. No, no, no. 20 anni circa. Sì. Saremo ancora qua. Saremo qua. E Federico Bianchi sarà ospite e presenterà il suo nuovo disco. Le mie memorie, una cosa del genere. Allora, arriva Alessandro Benericetti con... Che saluto, no, ciao Alessandro. Ciao Alessandro, un abbraccio, grande professionista comunque, innegabile. E bell'uomo, diciamolo le cose. Vabbè, no. Dove lasciamo stare, Ale. Con... C'eri tu qua, eh? Fisarmonica e contadina, c'eri... un successo del 2004. È quello che ha reso di più questo, sì, qua. Sì, soldi a palate di SIAE, mi ricordo. E c'eri anche tu insieme a Elio, eh? Elio Sertorini. Ok, che ciao Elio. Ciao Elio. E poi Totò Grimaldi, a richiesta con Anna. E come sempre, la pubblicità è il CD da comprare, perché è un pacco. Cioè, abbiamo fatto un pacco con questo... Cioè, un pacco, lo sai. Una confezione... 50 euro 6 CD più i gadget più il futuro CD di Federico Bianchi che uscirà 34. Oggi nel nostro ambiente si parla spesso delle fise. Ho detto fise? Sì, sì, e le trovi ovunque. Sono belle, appariscenti, che solo a guardarle ti viene voglia di abbracciarle. Ce n'è per tutti i gusti. Le trovi nere, rosse, se vuoi tinte di giallo, di blu o addirittura di bianco. Ma io comunque le preferisco come una volta. Ah, sì, sì, semplici, genuine, come se fossero fisarmoniche contadine. E tira e molle, tira e molle, tira, la fisarmonica se contadina. Con pane e mortadella si fa la tarantella e poi beviamo il vino. E tira e molle, tira e molle, tira, la fisarmonica se contadina. La festa è qui se vuoi, dai tira, molle, balla insieme a noi. Allora, avete capito? Sì, dai, avete capito! Sto parlando delle fisarmoniche. Fisarmoniche! Lo strumento musicale che fa cantare, ballare e sognare. È adatta a ogni genere. È veramente bella, soprattutto nella tarantella. Io comunque, beh, rimango della stessa idea. Ah, sì, sì. Semplici, genuine, come se fossero fisarmoniche contadine. E tira e molle, tira e molle, tira, la fisarmonica se contadina. Con pane e mortadella si fa la tarantella e poi beviamo il vino. E tira e molle, tira e molle, tira, la fisarmonica se contadina. La festa è qui se vuoi, dai tira, molle, balla insieme a noi. Fisarmonica se contadina, la festa è qui se vuoi, dai tira, molle, balla insieme a noi. La festa è qui se vuoi, dai tira, molle, balla con noi.
sono le fisarmoniche contadine. Ma... Amici di Fisarmonicando, ecco la proposta 2015-2016. Pensate, 5 CD più uno in omaggio a soli 50 euro, comprese spedizioni postali. Chiamando il 331-8921-306 potrete ricevere direttamente a casa vostra il CD di Enrico Traverso, Riccardo Ambrogini, Samuel Rossi, Sandro Allario, Fisarmonicando 1, 2, 3, 4, il duo Barbera. 331-8921-306 e a soli 50 euro avrete direttamente a casa vostra 5 CD più 1 in omaggio. Chiamate immediatamente il 331-8921-306 e avrete la compilation di Fisarmonicando nelle vostre case. Thank you.
chiamate immediatamente il 331-8921-306 e avrete la compilation di Fisarmonicando nelle vostre case. Amici di Fisarmonicando, la regina è arrivata. La regina Fisarmonica. La regina. La regina. La fantastica creatura 2014 targata by Marco. I nuovi modelli, da ascoltare e da suonare, sono disponibili presso by Marco Fisarmoniche, in via Martiri Partigiani 34, a Stradella, Pavia. Per info 0385 40501 oppure info@bymarco.com. La regina, la regina. Pezzoni Computer, nati nel 1999, si dedicano al servizio del cliente. L'obiettivo è la soddisfazione dei bisogni e la soluzione dei problemi attraverso proposte di intervento. Vendita di prodotti informatici, accessori, installazioni PC domestico, posto di lavoro, stampanti, scanner e molto altro. Assistenza in area Windows, Office, piccole reti locali, internet e telecomunicazioni. Riparazioni e interventi in negozio a domicilio. Vi ricordo che Pezzoni Computer è in corso 26 aprile al numero 63 a Stradella. Telefono 0385 24 21 29 oppure info@pezzonicomputer.it. Dal 1999 a Stradella c'è Pezzoni Computers. Fisarmonicando. Allora Sandro, la prossima settimana, lunedì il 16 di novembre, saremo ospiti dall'amico Diego Folloni. Quindi non mancate. Io, te, Paolo Bagnasco, Riccardo Ambrogini. Quindi un appuntamentone, presenteremo, chiacchiereremo con l'amico Diego, perché facciamo parte della, partnership, quindi non negli studi di Diego Folloni, quindi di Brescetta, quindi non mancate, con Riccardo, Paolo, Sandro, Baimarco e Diego, parleremo un po' di Fisarmonicando, insomma un po' della programmazione 2016 di questa grande emittente che copre a livello nazionale appunto tutta la nostra penisola. Devo salutare anche Giovanna da Milano, un abbraccio, che ci segue sempre, puntuali, poi Franco da Pisa, quindi qui andiamo in Toscana e andiamo a toccare anche la Puglia, perché Luigi e Domenica ci fanno tanti complimenti per la simpatia e la professionalità. Dov'è la professionalità? Non lo so. Dove la vedono? Ognuno vede quello che vuole. 333-5339-936 e adesso, dopo il lancio di questi video, andiamo a bere un Robiero. Arriva Giuseppe Santamaria con la sigla di Ballarò, bellissima, la ricordi? Sì, ma ricordo sì. Poi Ruggero Scandiucci, ciao Ruggero, tutti i ragazzi di Ruggero, band stupenda, con musica e parole. Giulio Bertoni, batterista, mio amico. Bravo, forte, eh? E poi arriva Ale Svillani con bello. Un pezzo di Learco Gianferrari, Genesio, 1980, più o meno. Non eri ancora nato tu? No, io no. Non era ancora nato, giusto? L'anno dopo forse. Due anni dopo. Due anni dopo. We'll be right back.
verbo dell'amore. La tua pelle accende la mia frenesia, bella come un angelo. Sei la donna che il mio cuore stregherà. Tu in questo angolo di mondo sei la luce, sei il sole del mattino. Tu sei dolce melodia che oltre il tempo all'orizzonte porterà l'amore immenso. Sei il sole del mattino, tu sei dolce melodia che oltre il tempo all'orizzonte porterà l'amore immenso per te.
Viva la Fisa, viva la Fisa. Rientrati a Fisarmonicando in esclusiva mondiale, Sandro Ollario con un classico francese dal titolo Domino. Guarda, io ho chiuso gli occhi per un attimo, mi sono trovato addormentato. Ah no, a Parigi. Anch'io. Mi ricordo, sono andato a Parigi con Ronda, io penso a te. Cosa avete fatto a Parigi con Ronda? Abbiamo guardato la Tour Eiffel. Raccontami quando siete stati a Londra a proposito. A Londra invece abbiamo visto, non mi ricordo. Sempre la Tour Eiffel, un certo orario. Non abbiamo visto niente a Ronda. Secondo me verso le tre di notte ho visto anche la Tour Eiffel. A Londra abbiamo visto il Tamigi. Che è uguale al Po comunque, non sì, è? Cambia la stessa molto, cosa. Sì. Poi abbiamo visto la Senna, a Torino abbiamo visto il Po. Poi non cambia, non cambia nulla. Niente, cioè, allora, vogliamo, non l'abbiamo fatto questo appuntamento. Giorgio Pezzone, nostra piovra umana, Pezzoni Music, via 26 aprile in quel di Stradella. Non l'abbiamo fatto. Lui che cos'è qua a fare? Deve vendere strumenti musicali, eh? Cioè, lui, non è che qua così. Lui è incavolato perché è andato per funghi, non ha trovato neanche uno. Ma sì, lui ho capito, sì, ho capito, ma sì. Voglio dire. E lui per quello che. Per sopravvivere anche lui qualche funghi. Strumentetto lo deve vendere. Allora, Giorgio Pezzoni, Marco Pezzoni, Pezzoni Music in via 26 aprile in quel di Stradella, strumenti musicali, tutto di più. Ripariamo ancora qualche computer, vero Giorgio? In caso. Quindi andate a trovare questo carissimo amico, soprattutto grande professionista. A mio fianco è un editore, un grande musicista, edizioni S.A. Project di Sandro Ollario, fisarmonica solista della band dei Folk Club, Daniele Ronda, e io ne vado molto orgoglioso di questa amicizia con Daniele, Sandro e tutta... Gli altri due come si chiamano? Salutiamo Carlo Raviola, se no... No, Carlo Raviola io non è che lo... cioè, mi sta un po' qua Carlo poi Raviola. Poi sai che lui è... Ma tu per sai maloso. Perché? Però mi sta un po' qua perché insomma... E poi un Poviglio, il batterista. Poviglio sì, ma Carlo non so perché, sì, cioè, ma, sai perché? A tutti a Carlo. Ma sai perché? No, perché? Perché non guida mai la macchina. Lo so. È vero? È vero, è vero. È vero? Ma la gente non ne frega nulla. Ne frega niente, allora, Diego Zamboni con California. Saluto. Ciao Diego. Marco Romanetti, saluto anche lui, con anche Capronissima. Marco. E la Barbarella, la sua cantante, che è fantastica. Poi la Lera, eh? Poi la Letta. E poi, questo è un altro omaggio che ti faccio. Non so perché, oggi voglio fare questo omaggio. Sì, sì. Emanuele Rastelli con il Carnevale di Venezia. Sì, l'ha copiato da me, mi ricordo, quell'arrangiamento lì. Cioè l'ha preso da te e ha vinto i mondiali. Quella parte lì la facevo anche io. Era in Canada qua, questo video è stato ripreso in Canada, però l'arrangiamento l'hai fatto tu. Io l'ho fatto anch'io in Canada, sì, sotto sì, le cascate. Tu l'hai fatto nella canadese, che è un'altra cosa. Te, in California ti raggiungerò. La strada è ancora lunga, ma per sera arriverò. Non vedo l'ora di essere da te. Il mare mi accompagna, il cielo è su di me. Il sole splende forte da sud-est. Il brivido del vento che forte soffia già, ed un cartello mi saluterà. California, California, il cuore batte forte, presto arriverò da te. California, California, colori dell'America e un country suonerà. California.
suono e sai perché? È il suono che mi porterà da te. La strada è una pellicola di immagini che va, un film che di noi due racconterà. Il mare mi accompagna, il cielo è su di me, il sole splende forte da sud-est, il brivido del vento che forte soffia già, ed un cartello mi saluterà. California, California, il cuore batte forte, presto arriverò da te. California, California, colori dell'America e un country suonerà. California, California. We'll be right back.
Diventano vibrazioni. Entra nel centro della musica. La fisarmonica dei numero uno. A Stradella. Per scegliere il meglio. La fisarmonica dei numero uno. Semplice by Marco. Telefono 0385 40 501. Aperto tutti i giorni dalle 9 alle 19 con orario continuato. Festivi dalle 9 alle 12. Su web www.bymarco.it. È tutta un'altra musica. Allora, Fisarmonicando è un programma dedicato alla fisarmonica, sì. No? Per chi non l'avesse ancora capito. E lo sponsor, insomma, è anche Baimarco Fisarmonica, sì. Che è produttore della ditta Fisarmonica Baimarco, ex ditta Lucchini, ditta storica. Sono queste, le Baimarco. Queste. Questa è l'ultima nata, il modello Oblivion, sì. Con dei suoni particolari, ve li state gustando. Sandro, nonostante tutto, vi sta facendo ascoltare tutti i registri. La Fisarmonica modello Oblivion è nata per ogni genere musicale, quindi venitela a provare. È un po' la figlia della regina, classica fisarmonica con Musette, prodotto interamente artigianale. Noi non vendiamo, e questo lo voglio sottolineare, perché molti si spaventano, Sandro, dico, la usa Sandro, la usa Riccardo, la usa Marco Porro, Andreotti, Bagnasco, ma Baimarco crea prodotti anche per coloro, per gli amatori. Non spaventatevi, voglio dire, abbiamo anche prodotti, insomma, a un certo livello che costano molto, molto, molto meno, ok? Quindi siamo in via Martiri Partigiani a Stradella, in provincia di Pavia, www.baimarco.com. Vuoi farmi sentire un registro a caso?
Questo. Quello, cos'è? Ok, perfetto. Che registro è questo qua? Piccolo. Bravo. Questo poi? Qua? Basson. Giusto? Ho l'orecchio assoluto io, Sapevi? Sì. Arriva Mauro Levrini, grande professionista. Ciao Mauro, con quanti amori. E poi Luca Caminati con Zerbino. Questi due motivi li dedichiamo a tutti coloro che ci stanno seguendo a Vigliotaro, sì, nel Parmense, sulle Alpi, no, ci sono gli Appennini, di cosa c'è? Gli Appennini. Sugli Appennini Parmensi. E salutiamo Paolo Bertoli, Roberta e gli amici di Ballo. Che sballo! Che sballo!
Guarda che staff. Allora, il primo a sinistra col numero 6, la sesta puntata, è Michael Cagiada, il nostro regista. Sì. Ciao Michael. Che apposta si è messo questa maglietta stasera. Il signore al centro con la maglietta rossa è il nostro Richard. Ah. Ciao Richard. Da Nantes, da però, Nantes, è arrivato direttamente da guarda, Nantes. Guarda, guarda, che confidenza che ha con le telecamere, hai visto? Sì. Poi a destra il nostro Marco Pezzoni, ciao Marco. Allora, salutando naturalmente tutto lo staff, il nostro Salvatore, il nostro Daniele che è venuto a trovarci anche questa sera. Ciao Daniele, in bocca al lupo per il tuo nuovo CD, sì. Che sia di buon auspicio. È bellissimo, no? È bellissimo. Beh, so che è bellissimo, siamo tutti in attesa. Quindi mi raccomando, acquistate l'ultimo CD di Danielone Ronda. Salutiamo Giorgio Pezzoni, salutiamo tutti Italia e vogliamo concludere dedicando... Sì, un pezzo dedicato a Richard. Al nostro Richard, al nostro Richard, quello con la maglietta rosso, un brano classico. E molto raffinato. Molto raffinato, proprio un classico. Oh, mamma che pucciade, oh, mamma che pucciade. Oi le rida la, oi le rida la. Polenta e baccalà, perché non mavi più. Alla prossima settimana, ciao Sandro. Ciao. Marina s'alza presto la mattina, puntuale col caffè nella tazzina. Teresa fa l'offesa perché io non l'ho presa e ho stretto tra le braccia la Marisa. Per le mie donne io sono il più bello, son sempre tra l'incudine e il martello. Ma poi tu sei spuntata alla finestra, oh mamma, mi hai chiesto poi un piatto di minestra. Filomena noi chiamiamo perché tu sei la regina, in cucina vinci sempre tu. Filomena lo giuriamo, tu ci hai rubato il cuore, con quel piatto di minestra noi sappiamo cos'è l'amor. Filomena noi chiamiamo perché tu sei la regina, in cucina vinci sempre tu. Filomena lo giuriamo, tu ci hai rubato il cuore, con quel piatto di minestra noi sappiamo cos'è l'amor. Marina mi prepara anche la cena, e poi mi rompe i piatti sulla schiena. Teresa invece onesta si limita e si presta a rompermi i bicchieri sulla testa. Con la Marisa poi ho fatto centro, ma in un bidone mi ha infilato dentro. Invece tu mi hai fatto la minestra, mi hai detto mangio salta la finestra. Filomena noi chiamiamo perché tu sei la regina, in cucina vinci sempre tu. Filomena lo giuriamo, tu ci hai rubato il cuore, con quel piatto di minestra noi sappiamo cos'è l'amor. Filomena noi chiamiamo perché tu sei la regina, in cucina vinci sempre tu. Filomena lo giuriamo, tu ci hai rubato il cuore, con quel piatto di minestra noi sappiamo cos'è l'amor. In cucina vinci sempre tu, con quel piatto di minestra noi sappiamo cos'è l'amor. Filomena noi chiamiamo perché tu sei la regina, in cucina vinci sempre tu. Tu ci hai rubato il cuore, con quel piatto di minestra noi sappiamo cos'è.
Minestra, noi sappiamo cos'è.